Ragazzi, stiamo andando alla prima gara del circuito europeo. Wow, pensavo che volevi girare qua in camera noi, con la bicicletta. Ho un'ansia incredibile. Ma no, dai. Ciao! È arrivata, sì, è lui. Grande Chris. Dai, fai questo giro a bomba, su. Vai, spingi. Grande piccolo. Partiamo subito con la prima manche europea. Ciao. Spiace, perché per farlo partire. Ho già schiacciato. Bravo, vai Crisi! Così! Vai, member, perfetto! Vai! Bravo! Bravi tutti! Vai Cri! Bravissimo, Cri. E adesso presentiamo la seconda, giusto? Delle Ma manche c'è di qualifica. stato un piccolo problema tecnico. C'è stato un piccolo problema tecnico nella seconda manche. Tre linee con il freno Tirato. tirato e praticamente da secondo sono arrivato sesto. Ecco perché ti è successo questo inghippo sulla prima parabolica. Quindi hai dovuto fare tre linee tutte col freno tirato e hai perso un po' di Devo dire posizioni. soltanto che a fiato stavo morendo. Adesso vi facciamo vedere la terza manche, dove se cadevo o arrivavo in brutte posizioni alla fine venivo eliminato. Bravo Cristian, bravo. Grande Cristian. Occhio Cri! Pedala!
arrivati abbastanza bene. E ora è i quarti di finale. Un'incognita. Chi è questo? Vai, vai! Vai, Cris! Non è partito benissimo, ma... Dai, è quarto, quindi... però no, cazzo, non è partito bene. Però gli altri sono qui. Vai! Grande! Vai, Cris! Grande, Cristian! Vai, secondo, stai nei primi quattro, poi non ti fregatissi. Vai, Cris! Bravo, secondo! Mitica, vai, Cris! Semplicemente arrivare tra i primi quattro e invece sono arrivato primo. Grande Cristian! Perché sono stato bravo che in tutte le curve di solito io vado sempre alto, ma stavolta mi sono sempre infilato all'interno. Basso, e sei riuscito da quinto ad arrivare primo addirittura. Perché? In una super manche. Nella prima curva ne ho sorpassati due, nella seconda ne ho sorpassato un altro e nella terza ho sorpassato l'ultimo perché ero quarto in vetta. Ragazzi, ora facciamo vedere la semifinale dove potevo scegliere una buona posizione sulla griglia. Devo riuscire ad arrivare nei primi quattro per arrivare in finale. Sì, nascosto dietro qua, in prima corsia. Beh, non è partito benissimo, però deve arrivare nei primi quattro. Quindi va bene, vai, vai. Va bene, Cri, vai, terzo, perfetto. Grande Cristian, la tua prima finale europea! Come è andata Cri? Benissimo! Sta mangiando il cioccolato. Sei in finale, vero? E adesso vai e divertiti, che sei un grande. Ok? Vai Cri! Ragazzi, nella finale ci sono un sacco di concorrenti che sono molto forti, quindi sarà molto difficile arrivare nelle buone posizioni. Allora, ci sono quattro italiani. Abbiamo Liam Fusari, che è di Verona, quindi è favorito perché la pista la conosce a memoria. Poi abbiamo il campione italiano Pietro Crosara. Ci sei tu, c'è Elia Berto, che è il vice campione italiano, e poi quattro stranieri che non conosciamo molto bene, a parte Raimo Soldans, che è il campione lituano, che ha vinto tutte e due le gare del circuito italiano. Quindi è una bella finale, molto combattuta. E adesso vedremo come andrà a finire. Che non ci credo, mi ha lasciato la corsia a uno. Se non lo buttano fuori... Vai, Cri! Vai! Vai, vai, piccolo, vai! Sì, va bene! Vai, Cristian! Vai, Cri! Vai, Cri! Vai, Cri! Vai Cristian! Va bene Cri, vai, pedalatelo! Vai Cri! Vai che devi uscire! Vai Cri! Vai Cri! Ultimo sforzo, vai! Vai Cri! Sei un grande, Cri! E davanti a me di italiani sono arrivati Liam Fusari, che è arrivato quarto, poi è arrivato Pietro Cosara, che è arrivato quinto, il campione italiano, poi sono arrivato io e sfortunatamente Elia Berto è caduto. È caduto sulla prima parabolica, peccato. Vabbè, quattro italiani in finale, comunque grandi. Molto bello. Bravissimi a tutti quanti. Ciao!
abbiamo finito la gara sesto posto al circuito europeo. Vediamola. Grande, adesso è buiissimo perché qua è notte. Sei stato un grande. L'europeo non è mica pizza e fichi, eh. Grande Chris, sei stato veramente mitico. Adesso andiamo in albergo a mangiare una bella pizza e a riposare.